La decisione è stata presa, quindi facciamo anche il cofano nero. Facciamo un occhio nero al cofano. Adesso ci pensa chi può pitturare a spruzzo, che lui è bravo. Sì. Ci affidiamo alla sua mano. Lui ha 24 anni, è bravo a spruzzare, lui è giovane. Se ce n'ho 50, bravo anch'io, però un po' meno bravo, dici, rispetto a 24. Non spruzzo più come prima. Che pirla. E a lavoro finito direi che è molto bello. Siete riusciti a fare anche la griglietta? Sì. La griglia. La griglia. Abbiamo fatto la grigliata. Ah, ma Turbodei l'avete filtrato, sì. Sì, vogliamo restare anonimi. Amonimi. In caso che superiamo in autostrada i 230 o 240 meno, non se ne accorgono che c'è scritto Turbodei. Chi se ne frega? Non guardano la targa. Ah, penso quello, non il fatto che non vuole finire 230 all'ora. Anche. Anzi, principalmente quello. Gli ho preparato una cosina di merenda al bacio. Tra mezz'oretta e fine. Mi piacciono le sorprese. Come diceva Sberla, mi piacciono i piani ben riusciti. No, non era Sberla. Sberla di A-Team. Non era Sberla, era il colonnello John Smith. Sempre di A-Team? Sì. E cosa faceva sto tizio? Diceva, mi piacciono i piani ben riusciti. Ah, ok. E scusa. Mi piacciono le merende ben riuscite. Allora, ciao, visto che dobbiamo usare... No, vabbè. Vediamo quanto ce n'è. In base a quello, vediamo, sì, quanto fa. Bravo. Guarda il cantiere. Guarda il cantiere, guarda il lavoro. Se fa mia, se fa pulire. Se per mia, fa chi rocche. Se per mia, fa chi rocche. E tu? Hola. Aspetta che volevo far vedere il lavoro finito. Sì, vabbè, adesso l'ha già parcheggiato, non voglio farglielo spostare, però nel senso il lavoro è finito è questo. Sì, proprio una bella tamarrata. Una tamarrata, però. Però vabbè, dai, poi dopo... Ma sì, ma te lo ce ne frega. Gli passeremo la scritta Turbo Day. Almeno ci riconoscono. Da quei due lì arrivano i tamarri. Aspetta, facciamo vedere anche dietro che... No, ah vabbè, il fanalino si è rotto, altra cosa, vabbè, un dettaglio. Questa è una cosa momentanea. Sì, perché era cotto. Ho tolto tutti i fari, li ho passati tutti con pulisci contatti, la spazzola di ferro, ho pulito tutto, quindi sono stanco morto. Ho pulito tutti i contatti bene nel rimontarlo. Sì, ma guarda anche questo qua, guarda. Oh cavolo, ma allora ci conviene cambiare, sì, anche quello. Per lui. Sì. Solo quando che ho chiamato oggi in... aspetta, come si chiama? Lo dico subito, aspetta. Subito alla... Ella, si chiama Ella, LSPA, di Segrate, mi sembra. Hanno fatto il preventivo per due vetrini. In plastica, diciamo. In plastica, okay. Questi. Non il faro intero, solamente due vetrini. Ah, solo quelli rossi? Qua, sì. Costano 36 euro l'uno. Cacchio, solo? Economici, sì, eh? Sì. Però, no, ma forse li troviamo, sì, usati. Vediamo, se riusciamo... Quindi riusciamo a recuperarli usati sicuramente. E yeah. Niente, quindi questo per dirvi che alla fine il cofano è montato. Dopo ve lo farò vedere in tutta la sua bellezza appena la prossima volta che viene indietro il camion. In tutta la sua tamarraggine. Non ho sentato un convinto perché ci sembra un po' pesantone, però quello che stavo valutando con Marco, che innanzitutto sul cofano qui gli faremo il nostro logo, tipo Chiedi ci siamo felici, in argento. E poi passeremo la scritta Turbo Daily che c'è sotto la griglia davanti, anche quella in argento. Quindi secondo me riusciamo un po' a spezzare. Ma sì, dai, va bene. Però perlomeno abbiamo coperto un po' tutte le magagnette che c'erano. Ce la siamo anche cavata. Va bene. Nulla. Allora questi sono gli aggiornamenti.